L'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi canta nel cuore? La maglia del cuore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Orgoglio Barese su L'altra radio. Tifosi del Bari, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto Non Capirai. Buon lunedì 29 maggio e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, mentre si va componendo la nuova Serie B con l'Empoli che è retrocesso ieri sera dalla Serie A e va a fare compagnia a Pescara e Palermo, il Bari intanto è ancora alla ricerca del nuovo allenatore. Nella puntata odierna ci occuperemo di questo, ma anche di tanto altro, e lo faremo grazie ai nostri ospiti e alla vostra immancabile partecipazione. Quindi partiamo subito, diamo subito il via a questa puntata di Tanto Non Capirai, ma prima vado a salutare Luca Deleteris. Buongiorno Luca. Eccoci qua, buongiorno a te Nicola, un saluto a tutti i radioascoltatori. Battuta flash, contento per la salvezza del Crotone? Beh sì, assolutamente sì, perché insomma mi sembra un traguardo meritato per la squadra, insomma, visto il cammino del girone di ritorno, un tabellino di marcia importante, e poi chiaramente per Nicola, insomma, non è un mistero che ci sono particolarmente legato, diciamo, da un punto di vista sia sportivo che chiaramente umano, perché penso che la sua storia sia una storia importante e penso che questo successo sia assolutamente meritato. Io brevemente resto sempre della mia idea. Beh, per quanto riguarda quello che è successo in Serie A, penso che il suicidio sia stato dell'Empoli, perché avere addirittura fino a 11 punti di vantaggio e poi dilapidarli in quel modo, sicuramente cioè più retrocesso l'Empoli che si è salvato il Crotone. Circa Nicola, sì, ha fatto un ottimo lavoro, in dubbio, non lo possiamo non ammettere. Io personalmente valuto quello che ha fatto a Bari, per me a Bari ha fatto male, e quindi si valuta, penso, l'esperienza nel Bari, che per me resta negativa. Poi ha fatto bene a Crotone, tanto di cappello a Davide Nicola. Ma torniamo al Bari. Linee aperte per i tifosi, i radioascoltatori, contattateci per dirci la vostra o per rispondere al nostro quesito odierno, che riguarda la piazza di Bari, la tifoseria biancorossa nella fattispecie. Quello che vi chiediamo è: in cosa deve migliorare la tifoseria biancorossa? Cosa non vi piace o ritenete appunto migliorabile? Specifico che non parlo della tifoseria organizzata, ma della tifoseria in genere, magari la tifoseria del web, oppure anche chi, magari i tifosi che vanno allo stadio. Cosa magari non vi piace della tifoseria biancorossa? Potete scriverci sulla nostra pagina Facebook, Tanto Non Capirai, Orgoglio Barese, sull'altra radio. E allora partiamo subito dal sondaggio odierno. Cosa non mi piace della tifoseria barese? A me non piace il comportamento di molti tifosi o pseudotali sui social network. È una cosa che non riesco a capire, è un aspetto che magari molti sottovalutano ritenendolo magari non rilevante, ma che in realtà ha un peso considerevole. Basti pensare a quanti calciatori, allenatori, dirigenti utilizzano Facebook o Twitter, giusto per citarne due. Nello specifico non mi piace chi spara zero e offende in maniera pesante la società, il calciatore di turno. Magari penso alle dirette sulla pagina Facebook delle conferenze stampa, lì si leggono veramente commenti diciamo incomprensibili. Poi si può detestare il personaggio di turno, si può essere non concordare, si può non concordare su quello che fa la società, il tecnico, però le offese, quelle anche pesanti, non le tollero. E poi c'è un'altra tipologia di tifoso, come viene definito da molti, tifoso da tastiera, quello che pur di aver ragione sarebbe anche felice di vedere il Bari nei guai, e questa è una cosa che francamente faccio fatica a comprendere. Quel tifoso che magari sentenzia o annuncia catastrofi societarie, ma io mi chiedo che tifosi siano questi, perché magari godere delle eventuali sciagure del Bari per dire un giorno: beh, io ve l'avevo detto che... E questa è una cosa che per me non va assolutamente bene. Il Bari dovrebbe crescere, la tifoseria barese dovrebbe crescere sotto questo punto di vista. È uno sfogo il mio, più da tifoso che da giornalista, perché insomma penso che questi commenti, queste cose le leggiamo un po' tutti. Luca, poi quando ti trovi in queste situazioni si fa anche fatica magari a non replicare. Sì, diciamo di sì, perché chiaramente ricordiamo che anche noi siamo tifosi del Bari, quindi è ovvio che fa male leggere certi commenti, leggere certe idiozie. Io credo che
la tifoseria del Bari debba crescere anche su un altro punto di vista, cioè un punto di vista legato fondamentalmente alla schizofrenia che la contraddistingue, perché voglio fare un esempio su tutti. Adesso è finito il campionato e da più parti si sente dire abbiamo bisogno di calciatori affamati, di gente che venga dalla Lega Pro, di gente che abbia voglia di affermarsi. Poi puntualmente, non appena non arriva il calciatore di nome dalla Serie A, allora si inizia a dire non ci sono soldi, non c'è la possibilità di comprare giocatori, di fare una squadra di calciatori affermati. Quindi insomma questa poca coerenza mi lascia un po' perplesso, e spero che quest'anno le cose non vadano così. E a proposito proprio di questo si sta parlando sul forum di orgoglioparese.it, perché al centro dei dibattiti dei tifosi c'è lo striscione esposto sabato mattina all'esterno del San Nicola dai Bulldog, un gruppo storico della Curva Nord. Striscione che recita: stagione 2017-2018, né nomi né cognomi, ma solo gente con i co... capire gli errori, trovare soluzioni. Questo, come detto, lo striscione dei Bulldog esposto fuori dal San Nicola. Leggiamo qualche commento dei nostri utenti, perché il succo è appunto quello che diceva anche Luca De Teris: questo gruppo pretende gente magari non di nome, che però dia tutto per la maglia, e quindi spesso magari succede che arriva il calciatore magari dalla Lega Pro, il calciatore sconosciuto, e si dice ma questo chi è, ma chi lo conosce, vuol dire, se hanno preso quello vuol dire che non ci sono soldi, come diceva giustamente Luca De Teris. Leggiamo qualche commento in merito. C'è l'utente The Economist che dice: perfetto, giusto, giustissimo, saranno d'accordo i tanti tifosi sempre pronti ad insultare sia sui forum ma soprattutto su Facebook e sulla pagina della società. Poi l'utente Stemas dice: messaggio chiaro e preciso, sono sicuro che sia stato ben recepito da chi di dovere. Mentre l'utente riprendiamola: perché solo una parte della tifoseria contesta, probabilmente a Bari anche tra la tifoseria non c'è programmazione. Questo lo scrivono appunto gli utenti sul forum di orgogliobarese.it. Ma come detto, Bari che è alla ricerca del nuovo tecnico per la prossima stagione. Allora addentriamoci in queste questioni ovviamente più tecniche. Iniziamo subito col dire che nessuna decisione è stata ancora presa. Al momento tutto è ancora in ballo, si stanno facendo tutte le valutazioni possibili e immaginabili. Partiamo da Roberto De Zerbi. Beh, diciamo che al momento un suo arrivo a Bari è molto difficile e lontano, questo per un motivo su tutti: De Zerbi è stato bloccato da oltre un mese dal Sassuolo e ovviamente il tecnico sta prendendo tempo perché aspetta una chiamata dalla società nero-verde, chiamata che molto probabilmente arriverà. Circa gli altri papabili, Massimo Oddo è in attesa di una chiamata di Sogliano e verrebbe subito a Bari, magari anche riducendosi l'ingaggio. Un altro prospetto che piace è quello di Bucchi, ma col Perugia impegnato nei playoff resta una pista ovviamente congelata. Vive anche le piste che portano a Baroni, allenatore del Benevento, e Vivarini. Ma attenzione, perché si è riaperta la strada che conduce all'ex tecnico del Bari, Andrea Camplone. Camplone che ha fatto bene a Cesena, e Camplone che piace al presidente Giancaspro e potrebbe rappresentare il classico colpo a sorpresa. Luca, abbiamo valutato tanti nomi in questi giorni, diciamo i nomi nuovi sarebbero quelli di Camplone e Baroni. Tu chi preferiresti? Tra questi due penso che insomma preferirei Camplone, perché Baroni non mi ha mai convinto in tutti questi anni di Serie B, nonostante stia facendo molto bene chiaramente con il Benevento, e credo che abbia anche qualche possibilità in più rispetto al Perugia in questo momento di raggiungere l'obiettivo finale playoff, però non mi convince. Perlomeno invece Camplone con il Cesena, ricordiamo che è arrivato in una situazione di classifica a dir poco disastrosa per il Cesena, ed è riuscito comunque a salvare la squadra con qualche settimana d'anticipo. Poi ovviamente nonostante io sia stato, per tornare a Nicola all'inizio puntato, sostenitore di Nicola, penso che insomma tutto sommato anche il lavoro di Camplone a Bari non sia stato proprio pessimo, perché comunque ha raggiunto i playoff, ha raggiunto l'obiettivo playoff e insomma ha fatto anche lui un bottino abbastanza importante con una rosa che chiaramente in alcuni reparti era stata anche indebolita. Giusto dire questo. Camplone che comunque ci ha portato ai playoff, ha perso, lo sappiamo, in quel modo
diciamo strano contro il Novara. Io sono convinto che Campione, con una difesa degna di questo nome, non con i vari Doncor, Chimoschi, Gemiti eccetera eccetera, avrebbe fatto sicuramente meglio. Ovviamente ricordiamoci che non aveva più a disposizione Sabelli, e comunque sia in questo grigiore, in queste ultime annate veramente brutte dal punto di vista del gioco, l'unico che ci ha fatto vedere qualcosina di decente è stato proprio Andrea Campione. Intanto stanno giungendo tantissimi messaggi, li leggeremo subito dopo la pausa pubblicitaria, torniamo subito. Ti piacciono le scommesse, il burraco e i giochi di carte in generale? Iscriviti su betpoint.it e riceverai subito in omaggio 5 euro per piazzare la tua scommessa. Oppure per giocare a burraco, scopa, briscola, 3-7 e tanti altri giochi. Entra anche tu nella più grande community di burraco online. Entra in BetPoint. Iscriviti su betpoint.it. Aggiungi la parola regalo durante l'iscrizione nel campo username presentatore e riceverai subito i tuoi 5 euro in regalo. Inoltre, sarai contattato dal tuo assistente personale BetPoint, che ti offrirà tanti altri bonus. Contattaci per informazioni al 393 968 52 83 o su WhatsApp al 393 968 52 83. Gioca su betpoint.it. Il divertimento è assicurato. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. L'altra radio. Bella da ascoltare. Bene, eccoci, vi ricordo che potete iscriverci sulla nostra pagina Facebook, tanto non capirai, Orgoglio Barese, sull'altra radio. Vi ricordo il quesito odierno: in cosa deve migliorare la tifoseria biancorossa, cosa non vi piace o ritenete migliorabile appunto nella tifoseria del Bari. Tanti messaggi, intanto c'è Daniele che giustamente ci scrive: onore alla tua storia Francesco Totti, un uomo vero, ultima bandiera di un calcio che fu. E anche noi ci uniamo a questo saluto a Francesco Totti, che ieri ha disputato la sua ultima partita tra i professionisti. Poi: buongiorno ragazzi, potreste rispiegare la questione paracadute per le retrocesse in Serie B? Ciao e grazie. Appunto, questo lo scrive Francesco da Capurso. Brevemente, ci sono società come il Palermo che percepirà una somma di 25 milioni di euro, ne avrebbe percepite 15 di più in caso di retrocessione del Crotone, perché c'è una regola appunto che tutela le squadre che sono in Serie A da più di 3 campionati, mentre le altre società come appunto il Pescara o il Crotone, qualora fosse andato in Serie B, quindi società neopromosse, percepiranno solo tra virgolette 10 milioni di euro. Questo brevemente quello che riguarda il paracadute finanziario, che è una somma di circa 60 milioni che viene sottratta tra virgolette dalla torta dei diritti TV. Poi Giovanni Dalloseto ci scrive: non avremo mai una grande squadra perché i tifosi sono organizzati e sono amici della società e dei giocatori. Poi Aurelio da Santeromo: Nicola buongiorno, da tifoso la nostra tifoseria non ha difetti, ha difeso la squadra dalla prima all'ultima partita sostenendola sempre, chi critica lo fa di mestiere e non da tifoso. Ma ripeto Aurelio, noi ci riferiamo non alla tifoseria, quella magari della curva, comunque chi ha sempre sostenuto la squadra, ma appunto come abbiamo detto ci riferiamo soprattutto magari alla tifoseria attiva su internet. Poi Boris: bisogna avere più equilibrio sui giudizi, non mi piace chi offende e insinua cose assurde. Poi un altro messaggio: non va la divisione esistente tra Paparestiani e Giancaspriani, e questa è un'altra questione che sui social tiene banco. Valerio: la soluzione per la panchina, un nome e cognome, Antonio Calabro, è l'Antonio Conte del futuro, un predestinato. Ciao ragazzi, sono Alessandro, questa schizofrenia della tifoseria barese è dovuta al fatto che c'è fame di Serie A e fame di vittorie, 7 anni di B cominciano ad essere tanti, anche questa è una verità. Luca: questo nome, Antonio Calabro, allenatore ricordiamo del Francavilla, un allenatore sicuramente emergente, sarebbe anche questa una scommessa, no? Sì, una scommessa, però insomma leggevo anche sul forum qualcuno che ha avuto la possibilità di vedere qualche partita del Francavilla, ne parla in termini insomma molto importanti, un allenatore che pare faccia giocare bene la squadra, ha disputato comunque un campionato importante con la Virtus Francavilla, perché è arrivato fino ai playoff pur non partendo chiaramente con i favori dei pronostici. E sì, sarebbe chiaramente un nome scommessa, sicuramente in questo momento di impatto mediatico inferiore rispetto ai nomi magari di Oddo o di un De Zerbi, però non è detto insomma che un De Zerbi o un Oddo possano far meglio di un qualsiasi allenatore sconosciuto, quindi io insomma aspetterei per tirare le somme, i giudizi del campo. Sicuramente è un allenatore che ha fame e ha voglia di affermarsi, e questa per me deve essere la prerogativa del prossimo allenatore del Bari.
Come detto appunto Bari, che è alla caccia del nuovo tecnico, continuano a rincorrersi voci e notizie. Uno degli ultimi nomi accostati al Bari, l'abbiamo dimenticato prima, è quello di Massimo Rastelli. Rastelli ieri vittorioso sul Milan con il suo Cagliari nell'ultima giornata di campionato di Serie A. Per capire qual è la situazione, per soffermarci anche su altri argomenti, ci siamo rivolti al giornalista sardo Marco Orrù. Ascoltiamo che cosa ci ha raccontato. Tanto non capirai. Siamo con Marco Orrù, giornalista ed esperto di mercato del sito seriebnews.com. Buongiorno Marco e grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao Nicola, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora Marco, Bari alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione, tanti nomi che circolano, tra questi quello del tecnico del Cagliari, Massimo Rastelli. Tu che segui da vicino le vicende dei rossoblù, cosa puoi dirci in merito? Ma guarda, ancora non è chiaro se Rastelli rimarrà a Cagliari o meno, quindi ancora è difficile stabilire se possa ancora andare in un'altra squadra. Terminata la partita con il Milan ci sarà questo incontro tra Rastelli e il presidente Giulini e da lì si deciderà se andare avanti o meno. Per ora Rastelli è stato molto critico, nel senso che ha parlato di un incontro che sarà risolutore per capire se i programmi collimeranno o meno, altrimenti ci sarà questa separazione. A oggi sinceramente non so dire davvero se rimane o meno. Una settimana sembra che rimane, una settimana che va via, insomma tempo 2-3 giorni e si capirà tutto. L'addio di Capozzucca potrebbe aver anche cambiato le carte in tavola. Ecco, tu che conosci bene Rastelli, pensi che accetterebbe di tornare nuovamente in Serie B oppure ormai vorrebbe, secondo te, pensare ad una squadra di Serie A, comunque continuare l'avventura nella massima serie? Guarda, difficile che possa accettare nuovamente la B. Lui in ogni conferenza stampa ha sempre ribadito il fatto che la A se l'è guadagnata sul campo e ora vorrebbe rimanerci. Poi è chiaro che quando parliamo di Bari parliamo comunque di una piazza a sé, una piazza non da Serie B. Certo, la realtà adesso è Serie B da qualche anno, però sai, una piazza come Bari va al di là. Però secondo me difficilmente accetterà la B, anche perché non dovesse rimanere a Cagliari, sembra che abbia qualche altra offerta, si parla di Sassuolo per la Serie A. E Bari che si sta muovendo anche in ottica calciomercato, biancorossi che dovranno necessariamente reperire un regista per il centrocampo, spesso e volentieri si parla di Davide Di Gennaro. Qual è la situazione circa il centrocampista rossoblù? Lascerà la Sardegna oppure no? Guarda, con Di Gennaro con me fondi una porta aperta, perché è uno dei miei giocatori preferiti di questi due anni della rosa del Cagliari. Purtroppo lascerà Cagliari perché ha un contratto in scadenza, non è stato rinnovato. C'è stato un incontro qualche mese fa, l'incontro non è andato a buon fine, quindi si è deciso di andare avanti fino alla fine a scadenza e poi andare via a parametro zero. Peraltro mi dispiace che ormai da gennaio-febbraio circa Di Gennaro non è praticamente più sceso in campo proprio per questa situazione. E ripeto, dispiace molto perché secondo me è un ottimo giocatore. Quest'anno in Serie A è andato un po' così, a livello alternato. Qualche ottima prestazione, qualche altra abbastanza negativa, però in Serie B l'anno scorso ha fatto la differenza e può continuare a farla senza problemi. Quindi Di Gennaro un affare a parametro zero, su quali cifre viaggia per quanto riguarda l'ingaggio? Guarda, questo sinceramente non te lo so dire, però secondo me il rapporto qualità-prezzo, al di là del suo ingaggio che non credo sia proprio, insomma, altissimo, ecco, penso che ne valga proprio la pena, ecco. Come detto, scrivi per seriebnews.com, nei giorni scorsi hai preparato dei pezzi su Floro Flores, si parlava della sua permanenza a Bari, secondo te è difficile una sua conferma? Guarda, è tutta appunto una questione di ingaggio. Io penso che Floro Flores a Bari quest'anno, questi pochi mesi che c'è stato, abbia fatto comunque cose importanti. Se lui decide di proseguire questa sua carriera a Bari, che comunque insomma, una squadra importante, una squadra dove comunque penso si sia trovato bene, penso che possa anche fare a meno un po' del suo ingaggio, ecco, anche perché comunque va per una certa età. Quindi secondo me non è del tutto impossibile che possa rimanere a Bari. Certo, bisogna capire la questione ingaggio, insomma, è un discorso importante quello, però penso che possa rimanere. Un altro big cui futuro è in bilico è Franco Brienza. Secondo le informazioni in tuo possesso potrebbe giocare ancora un altro anno in Serie B, ancora col Bari.
Sai, io ho visto diverse partite del Bari quest'anno. C'è un Bari con Brienza e un Bari senza Brienza. E la differenza si è vista, insomma, nell'ultimo periodo non c'è stato più infortunio e quindi si è vista la sua importanza per questa squadra. Secondo me almeno un altro anno, vista questa Serie B, lo può fare la grande. Secondo me il Bari deve fare di tutto anche per confermarlo, anche perché se decide di fare una squadra anche con qualche giovane, penso che la sua esperienza sia fondamentale. Onestamente non so di preciso se quali sono le sue intenzioni, quelle del Bari. Posso dire che secondo me un altro anno lo può fare la grande. Come detto, sei un esperto del campionato cadetto, in attesa degli ultimi verdetti dalla Serie A e dalla Lega Pro, che campionato di B si sta delineando secondo te? Sai, ancora è presto perché oggi, cioè nel senso in questo weekend si è visto chi è sceso dalla A e dalla Lega Pro, ancora bisognerà attendere qualche settimana. Insomma, ci sono squadre importanti come al solito, il Bari stesso è una delle squadre più importanti. Secondo me potrà essere un campionato forse di livello maggiore rispetto a quello di quest'anno, anche per le piazze che ci saranno. Ora, in attesa di capire se salirà il Parma, il Lecce, la Lega Pro, adesso non si capisce bene, l'Alessandria, insomma sono queste le squadre favorite, comunque squadre come Palermo, squadre come lo stesso Foggia e quelle che comunque rimarranno dalla Serie B di quest'anno, che si stanno giocando anche playoff, insomma secondo me sarà un campionato probabilmente migliore rispetto a quello di quest'anno, anche per quanto riguarda la qualità. Venezia stessa, Venezia credo che farà un mercato importante. Sì, secondo me qualitativamente parlando sarà un campionato probabilmente maggiore rispetto a quello di quest'anno. L'altra radio, bella da ascoltare. Ringraziamo Marco Rudi, seriebnews.com, e quindi Rastelli che vorrebbe continuare in Serie A. Rastelli che ieri poi ha rilasciato le dichiarazioni dopo la partita, brevemente ha scritto: mi auguro che ci siano i presupposti per continuare qui, anche se non mi è piaciuto il clima nei miei confronti. Quindi un Rastelli che è in posizione in bilico lì a Cagliari. Ma mi soffermerei su un altro aspetto che ci ha raccontato Marco Rudi: Di Gennaro va via a parametro zero, quindi ci rivolgiamo penso tutti al DS Sogliano. Sogliano, faccio un pensierino, perché Di Gennaro in Serie B a queste condizioni sarebbe sicuramente un lusso. Bene, per noi piccolo break, ma torniamo tra un minuto. Molto più di una semplice autocarrozzeria, Fratelli Alberga è un vero punto di riferimento, dinamico e polifunzionale, con una vasta gamma di interventi per risolvere con tempestività e precisione tutte le necessità in fatto di carrozzeria e autoriparazione, meccanica leggera, elettrauto, revisione auto, soccorso stradale, igienizzazione abitacolo, verniciatura e specializzati nella riparazione di vetture grandinate. Gestione sinistri con consulenza e disbrigo pratiche, convenzionati con le maggiori compagnie assicuratrici, preventivi dettagliati e gratuiti relativamente al servizio richiesto con tutte le voci di costo, inclusi pezzi di ricambio e manodopera. L'autocarrozzeria dei Fratelli Alberga non è solo officina, ma anche rivendita di auto nuove ed usate, e ti offre consulenza per l'acquisto di un'auto, sia nuova che usata, a prezzi competitivi e servizio chiavi in mano. Autocarrozzeria Fratelli Alberga, autorizzata Fiat, a Binetto, via Macchia del Bosco. Telefono 080 62 20 14. L'altra radio, bella da ascoltare. Bene, rieccoci, siamo giunti al momento dell'approfondimento per affrontare i vari temi che in queste ore stanno tenendo banco in casa Bari. Ci rivolgiamo all'ex responsabile del progetto Academy della FC Bari e ora stimato opinionista TV, Marcello Sansonetti. Buongiorno Marcello e ben ritrovato qui a Tanto Non Capirai. Buongiorno Nicola, buongiorno a te e a tutto il popolo biancorosso. Allora Marcello, campionato ormai concluso da oltre 10 giorni, con l'Antuono che ha già lasciato Bari e squadra biancorossa però ancora senza allenatore. A prescindere da chi verrà, credi che la società biancorossa stia bruciando quel piccolo vantaggio di tempo che aveva? Ma credo assolutamente sì, visto anche la conferenza stampa di Sogliano, che non è che abbia dato molto margine di aspettativa. Non si è parlato di Serie A, ma si è parlato di riprendere, rifondare un progetto partendo dal basso, con più umiltà, cercare di iniziare a fare qualcosa di buono, ciò che non si è visto quest'anno. Tanti nomi che si stanno facendo per quanto riguarda la panchina del Bari, ne cito qualcuno: De Zerbi, Odo, Bucchi, Longo, Rastelli. Tu chi sceglieresti?
Ma io, a dire il vero, sceglierei un emergente, perché a mio avviso lo scotto che ha pagato Colantuono è quello di venire in una società che non era attrezzata come lui magari era abituato negli ultimi anni, no? Lui è stato a Udine, è stato all'Atalanta, quindi col massimo dell'organizzazione, e si concentrava esclusivamente sul lato sportivo, no? E, quindi immagino un profilo differente a questo punto, un profilo giovane che abbia voglia di fare a prescindere da tutte le difficoltà che chiaramente ci sono, e Bucchi potrebbe essere uno di questi, ma ho sentito anche giovani che hanno fatto molto bene in Lega Pro che potrebbero andare bene. E Sogliano, che insieme al nuovo tecnico dovrà costruire il nuovo Bari, Sogliano che si è detto fiducioso circa i calciatori, quasi 20 già in rosa per il prossimo anno, sostenendo che hanno tutti in mercato. Tu sei d'accordo? Per fortuna che insomma ci crede lui, perché poi sarà lui dato il compito di snellire la rosa di persone che hanno una certa età, di giocatori insomma, di esperienza che hanno il contratto e che hanno una certa età, con l'inserimento di giovani calciatori di valore che stanno sul palcoscenico italiano, sia di Serie B che abbiamo visto quest'anno, ma anche di Lega Pro. Ecco, Sogliano, l'hai detto prima, ha dichiarato che l'obiettivo per il prossimo anno non sarà la promozione, ma far divertire i tifosi grazie al gioco del nuovo tecnico. Bari che quindi partirà a fari spenti. Forse dopo anni di illusioni, di proclami, non sarebbe poi così male. Magari. La verità è che quando il presidente Giancarlo ha detto che avremmo vissuto un progetto di 3-5 anni, tutti quanti noi siamo stati felicissimi. E l'avremmo supportato in tutto. Purtroppo dopo pochi mesi è crollato, quindi magari vediamo giocare la squadra a prescindere dal risultato, che abbia un'identità di gioco ben definita e che valorizzi i giovani e che dia futuro a questa piazza. Ecco, questo effettivamente sarebbe il massimo. Ecco, Marcello, come detto, hai avuto un ruolo nel Bari di Papa Resta come responsabile del progetto Academy, un progetto partito nell'agosto 2014 che ti ha visto protagonista. A tal proposito, però, nei giorni scorsi è apparso su un sito di informazione locale un articolo che descriveva una situazione un po' diversa. Cosa ti senti di precisare in merito? Io questo progetto l'ho iniziato ben 4 anni prima della messa in opera. Addirittura facendo esperienza nella mia scuola calcio, che ho con insieme ai miei soci Antonio Di Gennaro e Michele Andrisani, ho potuto mettere a punto il progetto e poi presentato a Papa Resta, e quindi che è stato lungimirante a darmi carta bianca, è andato molto bene. Cosa mi sento di precisare? Innanzitutto non si fa una corretta informazione se di un progetto metti in evidenza soltanto l'ultimo periodo, saltando i 5 mesi magari dell'amico che vuoi chiaramente sponsorizzare, se è stato poi sollevato dall'incarico perché non ritenuto all'altezza dalla società. E, comunque il progetto non è neanche finito, ma è agonizzante, reso agonizzante dalla superficialità della nuova società, che è basato soltanto a distruggere il passato, pensando che soltanto cambiando il nome si potesse fare altrettanto bene, ma come si è visto nel management che è venuto a mancare, ci vogliono le persone che creano i progetti. Io mi sento di dire che potrei parlare come un fiume in piena, perché è un progetto che sento mio in maniera molto viscerale e passionale. Era un progetto basato alla ripresa del territorio, finalizzato alla ricerca di giovani talenti da indirizzare verso il settore giovanile, che ultimamente era un po' in declino. E si toccavano ambiti tecnici, sportivi e organizzativi, con nuove metodologie di allenamento, test valutativi, assolutamente dei tornei tra le società affiliate. Parlo di numeri, ecco. Certo. Noi nel biennio siamo riusciti ad affiliare, quindi ad avvicinare al mondo Bari quasi 50 società, quindi parliamo di quasi 10.000 ragazzi tesserati che potevano essere quel polmone di cui il Bari poteva disporre, e invece ultimamente i numeri parlano chiaro, non sono
neanche una quindicina di società e tutto si è molto ridimensionato e volge quasi al terzo. Beh, speriamo che magari la nuova società su questo e su tanti altri aspetti che spesso rimarchiamo possa rimediare, comunque tornare a lavorare in maniera migliore. Perfetto, io ringrazio Marcello Sansonetti per essere intervenuto ai nostri microfoni. Marcello, grazie mille, grazie, buona giornata. Grazie a te, complimenti per questa fantastica trasmissione e per la passione che ci mettete. Grazie Marcello, buona giornata. Buona giornata. Bene. A voi. Bene, andiamo avanti perché siamo giunti al momento della rassegna stampa di Tanto Non Capirai. Partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Bari, giorni di passione aspettando il mister. Sogliano a tutto campo, la scelta dell'allenatore è fondamentale. Questo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Cambiamo giornale, Gazzetta dello Sport. Sogliano sta valutando anche Bucchi e Baroni. Questo lo scrive Franco Cirici sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Franco Cirici che ha anche intervistato l'ex direttore sportivo del Bari Giorgio Perinetti. Perinetti fa l'assist, Bari ora riporta i tifosi al San Nicola. L'ex DS, il nuovo allenatore deve conquistare le simpatie del pubblico con un calcio piacevole, che è un po' quello che ha detto e ha promesso Sean Sogliano in conferenza stampa. Ultimo giornale, Corriere dello Sport, articolo di Antonio Guido, rilancio Bari, progetto stadio o le idee chiare. Giancaspro pronto a rispettare la scadenza del 31 maggio, sarebbe imminente la presentazione di una prima bozza al comune. Quindi questione stadio, l'abbiamo detto nelle puntate precedenti, sarà uno degli argomenti che terrà banco nei prossimi giorni. Quello che vi possiamo anticipare è che sicuramente la società invierà questa famosa lettera al comune e ci saranno delle importanti novità che sicuramente apriranno nuovi scenari sul discorso stadio e quindi sicuramente nei prossimi giorni, questa settimana ne sapremo molto di più, ma finalmente si sta muovendo qualcosa. Giancaspro, che a tal proposito dice, invierò subito al comune un piano dettagliato delle attività già partite e che hanno un costo. Quindi Giancaspro che rilascia questa intervista, poi ci sono tanti altri aspetti Giancaspro dice vogliamo capire come realizzare alcuni interventi per migliorare la funzionalità dei servizi, ci sarebbero da abbattere una parte delle curve, occorre fare tutto in sinergia con Renzo Piano che ha mostrato grande interesse al miglioramento dello stadio San Nicola per farlo continuare a vivere. Per arrivare intanto c'è un amico in linea, ciao, benvenuta Tanto Non Capirai. Pronto? Sì. Salve, sono Mimmo di Cassano, un tifoso biancorosso della Curva Nord. Sì. Volevo dire la mia opinione sul campionato, cioè sul discorso dell'allenatore. Sì. Cioè, io volevo sapere perché Sogliano ha accettato il contratto da Giancaspro quando stava già Stellone là. Motivo quando perché dicono, hanno detto un casino perché Stellone, sì. Lui non andava d'accordo, ma perché lui ha accettato il contratto? Giusto interrogativo. Va bene, tutto qui, devi aggiungere altro? No. Perfetto, ti ringraziamo. Beh, la risposta, questa è una gran bella domanda. Diciamo che forse Sogliano sperava di poter costruire un feeling con Stellone, così non è stato, però sicuramente come dicono in tanti, come diciamo noi, come sostengono molti tifosi, l'errore di questa stagione è proprio stato quello, però l'errore ovviamente dettato dai tempi ristretti, da tutto quello che è successo sul finire della scorsa stagione, però in effetti l'anomalia più grande del Bari quest'anno è stata quella, cioè la scelta prima del tecnico e poi del direttore sportivo. Luca Deleteris, ci sei? Sì, ci sono. Stavamo commentando, leggendo qualche passaggio di questa intervista al presidente Giancaspro che parla di stadio. Giancaspro che ha anche aggiunto, per arrivare al progetto ci vorrà del tempo, il Cagliari ha impiegato un anno e mezzo per avere le autorizzazioni riguardanti tutto il progetto, la speranza è di accorciare i tempi e ottenere tutto nel giro di 6 mesi, però l'iter va avviato col comune che deve prendere atto della strada intrapresa collaborando. Tu ci credi a questa collaborazione tra comune e FC Bari? Ma spero di sì, spero che insomma dopo tanti problemi che ci sono stati negli scorsi anni, negli ultimi mesi, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra l'ente comune e la società sportiva di calcio, spero che finalmente ci possa essere una collaborazione, anche perché insomma da quel che ci risulta il comune pare abbia aperto già qualche settimana fa
ad un accordo con il Bari e aspetta appunto la proposta della FC Bari, quindi penso che qualora ci dovesse essere una proposta concreta nei prossimi giorni, in questi giorni diciamo di fine maggio, penso che si possa tranquillamente giungere ad un accordo sulle basi chiaramente di ciò che vorrà fare il presidente Giancaspro. Bene, è veramente tutto anche per quest'oggi. Ringrazio e saluto Luca Delle Terris. Luca, appuntamento a domani. Ciao Nicola, appuntamento a domani, un saluto a tutti i tifosi del Bari. Ringrazio come sempre Fabio Scorcia in regia e tutti voi per averci seguito. Io vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Tanto non capirai. Forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli.